Siamo al Circolo La Poderosa con l'ambasciatrice Mirta Granda e con Michele Michele Curto. Curto. Ambasciatrice, Cuba col soberana e non solo, il popolo cubano, ha dimostrato una grande forza nonostante il blocco, il bloqueo. Cosa può fare un italiano per aiutare Cuba? E cosa può fare il governo italiano per aiutare Cuba? Bueno, el pueblo italiano ha hecho mucho durante muchos años por ayudar a Cuba. Basta decir que existen en Italia asociaciones de amistad con Cuba que tienen más de 60 años y hay muchas asociaciones a lo largo del país. Yo creo que el pueblo cubano lucha junto al pueblo cubano todo el día contra el bloqueo. Eso es algo muy importante. En cuanto al gobierno italiano, hace también lo que puede junto a los demás países de la Unión Europea, votan en contra de la resolución que Cuba promueve, o apoya, más bien, apoya la resolución que Cuba promueve en las Naciones Unidas en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Yo creo que lo más importante es dejar al pueblo cubano desarrollarse, quitar los obstáculos que impiden al pueblo cubano ejercer el derecho al desarrollo que le está dado como derecho humano fundamental para todos. Y una vez se levante el bloqueo, el pueblo cubano podrá demostrar con creces las potencialidades y las realidades que pudiéramos alcanzar sin esta medida tan drástica y genocida contra el pueblo cubano. Adesso, il popolo italiano fa molto per il popolo cubano. Basta dire che in Italia ci sono svariate associazioni di amicizia, alcune con più di 60 anni di storia e che coprono tutto il paese. Inoltre, anche il governo italiano fa la sua parte. Fa la sua parte così come altri governi europei, votando a favore della risoluzione proposta da Cuba contro il blocco economico degli Stati Uniti d'America. Io credo che permettere liberamente al popolo cubano di svilupparsi, che è uno dei fondamentali diritti dell'uomo, la possibilità di creare non solo il proprio sviluppo, ma di scegliere autonomamente, liberamente la propria forma di costruire questo sviluppo, sia un fatto fondamentale. E il popolo cubano è un popolo orgoglioso e libero. Grazie ambasciatrice. Grazie.